proseguiamo con la successiva lettura. Il professor Fontana, stato dell'arte, derivazione urinaria e sostituzione della vescica, i risultati a lungo termine. Buonasera a tutti, complimenti con Pier Francesco per come ha organizzato questo convegno. Il mio compito è quello di parlarvi dei risultati a lungo termine delle derivazioni urinarie e della sostituzione di vescica, argomento, come diceva Bassi, molto attuale, sia per una certa tendenza all'anticipazione della cistectomia, vi ho sentito stamattina parlare del T1G3, sia soprattutto per l'allungamento della vita media. La prima derivazione urinaria pare fu fatta da Simon, un tedesco, nel 1851, fece un'ureterorettostomia per estrofia vescicale. Ecco, ma la svolta la si ebbe negli anni 50 del secolo scorso. Nel 1950 Bricker propose il suo condotto ideale, sempre nel 1950 Gilchrist di Chicago propose la prima tasca continente ileocecale, dalla quale poi derivò la maggior parte delle tasche continenti, e nel 1959 Camei superò il concetto di derivazione urinaria alla cute o all'intestino e propose la sostituzione della vescica con una neovescica ortotopica. Nel 2007 si tenne, lo sapete, questa consensus conference sulle derivazioni urinarie, a cui vedete partecipare i più grossi centri del mondo. Vi riassumo i risultati: su 7.000 cistectomie fatte in questi centri, nel 47% fu fatta una neovescica, nel 33% un condotto ileale, nel 10% una ureterosigmoidostomia. Le ureterosigmoidostomie, come vedete, erano state fatte e vengono fatte soprattutto in Africa, in quanto i costi della gestione di una derivazione esterna, vedi sondini ureterali, vedi sacchetti, è insostenibile per quelle regioni. Nell'8% una tasca continente, nel 2% dei casi una ureterostomia cutanea. L'anno prima in Italia, probabilmente qualcuno di voi ha partecipato a questo sondaggio, fece io un sondaggio sui vari tipi di derivazioni urinarie o di sostituzione di vescica, e vedete che i risultati da noi sono sovrapponibili ai risultati di questa grossa consensus conference. La scelta dipende essenzialmente dai risultati, in particolare dai risultati a distanza. In letteratura ci sono, come sapete, centinaia di lavori sulle derivazioni urinarie e sulla sostituzione di vescica, però pochissimi con livello di evidenza 2, e non mi risulti che non ci sia neppure un lavoro con un livello di evidenza 1. Quindi cose assolutamente assodate non esistono. Lo stesso concetto di risultati a lungo termine del quale vi sto parlando, sia delle derivazioni urinarie che della sostituzione di vescica, la sostituzione di vescica io non ritengo vada compresa tra le derivazioni urinarie, non è ben definito il concetto di risultati a lungo termine, e secondo noi è anche interpretato non in modo corretto. Vedete questo bel lavoro che conoscerete di Hauptmann e di Studer sui risultati a lungo termine delle neovesciche ideali. Vedete che qui mi hanno messo, eccolo qua. Vedete che per studiare i risultati a lungo termine, Studer e Hauptmann considerano una casistica in cui si considerano i risultati dal momento dell'intervento, vedete, a distanza di tempo. Noi riteniamo che quando si parla di risultati a lungo termine, questi devono essere valutati solo su pazienti con un lungo follow-up, dovrebbero comprendere solo i risultati funzionali della derivazione o della sostituzione e le complicanze, e non i risultati oncologici, perché i risultati oncologici sono
e non alla tecnica di derivazione o di sostituzione. Risultati a lungo termine del condotto ideale, questo è un bel lavoro di Studer, questa volta in modo corretto, vedete, per valutare i risultati a lungo termine considera solo i long term survivors, cioè solo persone che hanno vissuto più di 5 anni, quindi questa è un'ottima revisione dei risultati a lungo termine dei condotti ideali. Purtroppo i risultati non sono eccezionali, vedete, complicanze nel 66% dei pazienti, 24%, parliamo di Studer, non parliamo di un piccolo urologo di periferia, 24% complicanze dell'astomia, 14% stenosi dell'anastomosi ureteri ileale, 14%, 9% di calcolosi, 23% di episodi di pielonefrite acuta, 27% riduzione della funzione renale, 3 pazienti in dialisi, un paziente che ha dovuto subire un trapianto renale, risultati simili per quanto in particolare riguarda il deterioramento della funzione renale, e riconoscerete sono quelli di Manson, anche lui ha studiato molto bene questo argomento. Risultati non migliori, anzi direi decisamente peggiori per quanto riguarda le tasche continenti. Questo è un lavoro pubblicato nel 2008 dalla Fish e da Turov, che rivedono i risultati dei vari tipi di tasche continenti, l'Undiana, Mansura, Miami, Indiana, Mainz, Pouch, che è la loro Pouch, Florida Pouch, e vedete come i risultati, o quantomeno le complicanze a distanza, vedete, sono molto importanti. E se vediamo la casistica della Mainz Pouch, cioè mi riferisco a Fish e a Turov, follow up a lungo termine, pazienti che hanno vissuto, hanno considerato solo i pazienti che hanno vissuto da un anno a 206 mesi con un follow up medio di 95 mesi, vedete come le percentuali di stenosi, di calcolosi nei due gruppi di pazienti che hanno considerato, cioè a seconda del meccanismo di continenza o attraverso un nipple ileale o attraverso l'appendice, come fanno loro, inserita nella parete del cieco, quindi vedete un numero elevato di complicanze e soprattutto un 36% di reinterventi, quindi certamente risultati a lungo termine non eccezionali. Negli ultimi 30 anni le neovesciche ortotopiche sono diventate in modo progressivo sempre di più la soluzione di prima scelta dopo cistectomia. E oggi si praticano derivazioni urinarie solo quando non è possibile praticare una sostituzione di vescica. Alla fine degli anni 90, con l'obiettivo di ridurre le complicanze, in particolare le stenosi dell'anastomosi uretero neovescicale, che ritengo siano una complicanza importante in questo tipo di chirurgia, e anche per semplificare le procedure, abbiamo proposto la neovescica Y, vescica a sviluppo verticale, confezionata con soli 40 cm di ileo. Vescica che è utilizzata, e questo mi fa un gran piacere, in molti centri d'Italia. Viene utilizzata molto all'estero, per esempio la Fondazione Puigvert di Madrid usano la mia neovescica, è molto utilizzata in Sud America, in Messico, in Brasile, è utilizzata negli Stati Uniti, al Texas Medical Center di Houston utilizzano la mia neovescica ad Y. Ecco, queste sono le fasi della tecnica con la quale si confeziona la neovescica ad Y, non sto a raccontarvelo perché immagino le conoscete. Ecco, risultati a lungo termine. Ho valutato i risultati, naturalmente del mio centro, ma di altri centri italiani che qui vedete riferiti, che utilizzano la neovescica Y. Ecco, consideriamo i 129 pazienti con un follow-up di almeno un anno, quindi possiamo parlare di risultati a lungo termine, e con un follow-up medio di 39 mesi. Quindi molti centri italiani.
la frequenza menzionale diurna media è di 6.2, la frequenza menzionale notturna media è di 2.8, la continenza diurna dell'87%, continenza notturna del 72%, solo 5 pazienti devono autocateterizzarsi. Le complicanze: stenosi dell'anastomosi ureteroneovescicale inferiore all'1%, quindi in assoluto il dato migliore di letteratura. Calcolosi neovescicale 7%, stenosi dell'anastomosi neovescica uretrale 8%, pironefrite acuta 4%, non disturbi metabolici significativi, soprattutto in relazione alla lunghezza o cortezza del tratto di ileo utilizzato per fare questa neovescica. Quindi direi buoni risultati. Buoni risultati, ma i buoni risultati vanno di pari passo con la qualità della vita, cioè la qualità della vita di un soggetto che ha una neovescica ortotropica è poi migliore di un paziente al quale è stata fatta una bricca. Noi abbiamo fatto questo studio utilizzando due questionari validati dell'ORTC, uno di questi dedicato, perché il PLM30 è dedicato al carcinoma infiltrante della vescica, e purtroppo, o non purtroppo, è così, non si sono rilevate differenze significative nella qualità della vita se non nella sfera sessuale. Questi sono dati che corrispondono ad altri studi fatti in letteratura che confermano che in realtà la sostituzione di vescica non darebbe una qualità della vita decisamente superiore rispetto, per esempio, a un condotto ileale, cosa che si pensava quando si propose questo tipo di approccio al problema. Prima di concludere, stato veloce, volevo segnalarvi due lavori che sono usciti recentemente un po' a modo provocatorio. Per esempio, questo lavoro uscito in questo mese qui del Journal of Urology, novembre 2011, sulla ureterocutaneostomia. È un lavoro del gruppo di Tampa in Florida, ureterostomia cutanea a canna di fucile. Ecco, lo considerano come una buona alternativa al condotto ileale con, diciamo, risultati soddisfacenti. La seconda segnalazione che vi faccio, sempre a titolo provocatorio, è un lavoro della Mayo Clinic che è uscito l'anno scorso o l'anno prima ancora sui risultati a lungo termine della ureterosigmoidostomia. Ecco, la conclusione di questi autori sul risultato a lungo termine di ureterosigmoidostomia in un gruppo di pazienti che avevano un follow-up avvenuto di 10 anni, medio, e che in pazienti selezionati, i risultati dell'ureterosigmoidostomia in pazienti selezionati danno delle complicanze a lungo termine confrontabili con le altre derivazioni con risultati funzionali eccellenti. Quindi è una metodica che non va scartata a priori. Per concludere, nonostante gli studi finora effettuati sulla qualità della vita non dimostrino un vantaggio significativo della sostituzione della vescica rispetto alle derivazioni urinarie, in particolare al condotto ideale, tuttavia noi riteniamo che la soluzione di prima scelta debba essere la sostituzione della vescica, in quanto i risultati a lungo termine sono migliori rispetto alle derivazioni urinarie. E poi ancora, i progressi che sono stati compiuti nelle tecniche chirurgiche, nelle terapie farmacologiche, mi riferisco al corretto uso degli antibiotici e nei materiali, hanno rivalutato per casi molto selezionati, l'impiego di tecniche che un tempo erano demonizzate, come l'ureterostomia cutanea e l'ureterosigmoidostomia. Vi ringrazio. Grazie Dario. Non ci hai deluso, per i più giovani mi pare che il messaggio sia chiaro, dobbiamo conoscere tutti i tipi di derivazione urinaria e non esiste allo stato attuale nessuna derivazione urinaria che a priori debba essere scartata.